Il secondo modello della terza declinazione è il modello dei nomi parisillabi, è il modello dei nomi con il tema in i. Oh, abbiamo detto che il primo modello è il modello della declinazione degli imparisillabi e dei falsi parisillabi. Al contrario, il secondo modello è il modello della declinazione dei parisillabi e dei falsi imparisillabi. Cosa vuol dire? Vuol dire che originariamente il primo modello riguardava la declinazione di tutti gli imparisillabi e quelli là che sembrano parisillabi del primo modello in realtà sono falsi parisillabi. Così, allo stesso modo, quelli che sono nel secondo modello sembrano imparisillabi, ma in realtà erano originariamente dei parisillabi. I parisillabi sono quelli che hanno lo stesso identico numero di sillabe nel nominativo e nel genitivo. Ovviamente sono quelli col tema in i. No? I falsi imparisillabi. Cosa vuol dire? Non so che urbs urbis originariamente doveva essere urbis urbis. Poi dopo è caduta la i ed è diventato urbs urbis, è diventato imparisillabo, perché al nominativo è rimasta una sola sillaba e al genitivo invece di sillabe ce ne sono due, no. Mons montis, la stessa cosa, sono cadute insomma grazie ad una serie di fenomeni piuttosto complessi, no? Sono cadute delle vocali nel nominativo e quindi loro sono diventati imparisillabi. Di fatto questi sono tutti quelli che hanno due desinenze prima della is del genitivo. Quindi possiamo anche dedurre questa legge, questa regola. Tutti gli imparisillabi, o quasi tutti meglio, quelli che hanno due consonanti prima della desinenza is del genitivo si declinano come i parisillabi, cioè si declinano con il secondo modello. Di fatto, originariamente, anche loro erano parisillabi. Quindi mons, mons, montis. In realtà, probabilmente, all'inizio era così, no? Poi, caduta la vocale, è andata a cadere anche una consonante, perché sarebbe stato difficile da pronunciare questa parola con la T. E quindi è diventato così, mons montis. Ma anche lui ha due consonanti prima della desinenza is del genitivo. Vediamo la declinazione di un nome parisillabo, quindi di un nome con il tema in i. Ad esempio, amnis, 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 amnis. Al dativo fa amni, all'accusativo fa amnem, al vocativo fa come il nominativo e all'ablativo fa amne. Quindi la declinazione, come vedete, del secondo modello a singolare è esattamente uguale, identica alla declinazione del primo modello. La grande differenza è nel genitivo plurale. Infatti il nominativo plurale è ancora amnes, il genitivo plurale invece amnium. Qui c'è la differenza tra primo e secondo modello, una differenza che c'è sempre tra primo e secondo modello è nel genitivo plurale, perché nel primo modello il genitivo plurale è um, nel secondo modello il genitivo plurale è ium. Poi il dativo è identico perché fa amnibus. L'accusativo, attenzione all'accusativo, perché di per sé è uguale, identico, e fa amnes. Però mentre l'accusativo del primo modello è sempre es, invece l'accusativo del secondo modello può essere anche is. Questo lo vedremo, c'è lì nelle note, diciamo, nella notazione, nei casi particolari. Però è un caso particolare piuttosto frequente, proprio che originariamente proprio c'era questa desinenza dell'accusativo e quindi ritorna spesso. Poi il vocativo è uguale al nominativo, quindi nel caso del nome amnis è amnes, no? E poi l'ablativo è uguale l'ablativo è uguale al dativo. Bene,
anche questi nomi, diciamo, falsi in parisillabi si declinano nello stesso identico modo. Quindi, per esempio, prendiamo, non so, fons, fontis, fonti, fontem, fons, fonte. Plurale, fontes, fontium, fontibus, fontes, fontes, fontibus. Bene, osserviamo quindi i casi particolari. Allora, anzitutto l'accusativo singolare può presentare talvolta la terminazione im invece di em, però solo per alcuni nomi specifici, che sono sitis, la sete. La sete si dice sitis, sitis, siti, sitim o sitem. Beh, generalmente sitim, eh? Sitim si trova generalmente sitim. È rarissimo trovare sitem. Sitim, poi fa sitis, e poi, come vedremo, all'ablativo è un problema perché può fare sia site sia siti. E poi c'era anche il plurale, sarà abbastanza raro il plurale, direi, di questo nome. Anche certi nomi di città o appellativi geografici possono avere l'accusativo im invece di em. Ad esempio, Neapolis. Napoli ha l'accusativo Neapolim, e così il Tevere, Tiberis, ha l'accusativo Tiberim, bis. Poi, questi stessi sostantivi, cioè sitis, turris, febris, Neapolis e Tiberis, presentano spesso all'ablativo singolare la terminazione i invece di e. Anche qua, più o meno come l'accusativo, è molto più frequente siti, ablativo singolare, invece di site, che vuol dire con la sete, per la sete, dalla sete, eccetera. E così anche tussi all'ablativo singolare, invece di tusse, con la tosse, per la tosse, eccetera. E febbri invece di febbre. Neapoli e Tiberi, poi, anche per dire in sostanza qualcosa relativo a Napoli e al Tevere in ablativo. Da ricordare anche l'espressione idiomatica ferro ignique, infatti ignis vuol dire fuoco, ferro e fuoco, ferro ignique vuol dire ferro e fuoco. Ignis vuol dire fuoco, ha l'ablativo inne, però nell'espressione a ferro e fuoco, diciamo, fa ignique invece di ignique. Bene, l'accusativo plurale, come già detto, soprattutto in poesia, è is invece di es. Bene, osserviamo adesso i sostantivi neutri, ce ne sono pochissimi. Praticamente i sostantivi neutri sono o nel primo modello o vedremo nel terzo modello. Nel terzo modello praticamente ci sono solo nomi neutri. In questo secondo modello ci sono solo nomi maschili e femminili, tranne queste due eccezioni. Os ossis e cor cordis. Osserviamo os ossis. Attenzione che os può essere nominativo sia di os ossis, che vuol dire l'osso, diciamo, sia di os oris, che vuol dire la bocca. Se trovate os, state attenti che può significare queste due cose. Os, ossis, ossi, os, e questo è neutro. E tutti i nomi neutri hanno l'accusativo sempre uguale al nominativo, anche il vocativo. Nomi neutri, nominativo, accusativo, vocativo, singolare, oppure nominativo, accusativo, vocativo, plurale, sono uguali tra di loro. E poi abbiamo osse, osse, e sì, l'ablativo è in e. Facciamo il plurale di questo nome neutro. Il plurale di questo nome neutro è ossa, ossium. Poi c'è ossibus, ossa, ossa, ossibus. Bene, allora avete anche sul vostro libro la declinazione di cor cordis, quindi questi sono gli unici nomi neutri del secondo gruppo. Sembra che adesso abbiamo materiale sufficiente per poter fare degli esercizi. Sì, allora facciamo degli esercizi. Per quanto riguarda il lessico, me l'avete già detto voi, che lo sapete, che ignis vuol dire fuoco. Tant'è vero che in italiano c'è ignifugo, quindi che respinge il fuoco, che respinge il fuoco. Il materiale ignifugo è materiale che si usa perché è contro gli incendi, diciamo, no?
esempio una tuta potrebbe essere altro materiale che respinge il fuoco e quindi che non si incendia. Oppure auris auris vuol dire orecchio in latino, da cui auricolare. Ostis che vuol dire nemico, ostis. Ostis, bravo, bravissimo, grande, l'avevo saltato, per fortuna che c'è Angelo Cassese, ostis, ostis vuol dire ostile, vuol dire nemico, da qui civile, da qui civile, giusto. Oppure, vediamo un po' altri nomi, adolescente, ovis, ovis, pecora, giusto, da qui viene ovino, bravissimo, da qui viene gli ovini, che sono... Esatto, anche ovile viene da lì, fons fontis, fonte, giusto? Urbis, nubis. Urbs, urbis, urbano, da urbs, urbis viene urbano, dicevi, giusto? Stavi dicendo? Nubes, nubes, nubis. Ah, ecco, da nubes, nubis deriva nube, nuvola, eccetera. Auris, auris, auricolare. Auris, auris, auricolare, giusto. Giusto, giusto. E mus, muris... Pensate che Mus Muris ha avuto, che il latino è una lingua importante, no? Ha influenzato l'inglese. Infatti, in inglese si dice mouse, il topo. Viene dal latino. Ecco, vorrei anche appuntare la vostra attenzione su Cors Cortis, che vuol dire una corte, era un gruppo di 600 soldati in genere, più o meno. Nel senso, ogni legione era fatta da 10 coorti. Se le legioni erano, dovevano essere almeno teoricamente di 6.000 uomini, la coorte era fatta di 600 uomini. Secondo voi, nell'inno d'Italia si dice stringiamoci a corte o stringiamoci a coorte? Si dice stringiamoci a coorte, cioè stringiamoci in un drappello militare, uniti insieme lottiamo. Non stringiamoci a corte, cioè a corte di chi? A corte del re, oppure a corte curt, cioè in cascina, stringiamoci in cascina. No, è stringiamoci a coorte, lo sapete l'inno d'Italia? Ecco. Oh. Bene. Cioè, i falsi imparisillabi come mons montis presentano un tema in consonante, di conseguenza al nominativo l'incontro con la S della desinenza dà origine alle stesse alterazioni fonetiche già viste per gli imparisillabi. Ecco, in sostanza, quindi, quando abbiamo, la labiale P o B, avremo un PS, BS al nominativo, quindi urbs, urbis, per esempio. Quando abbiamo la velare, quindi vuol dire una gutturale, insomma, la chiamavamo noi... quindi C o G, avremo un nominativo la X, no? Quindi ad esempio arx, arcis, o nix nivis, la neve, nox noctis, la notte. Quando abbiamo invece una dentale T o D, abbiamo la S con caduta della dentale, ad esempio cors, cortis, ges, gentis, nox noctis, nox noctis era quindi era con la dentale, non con la velare. In realtà i neutri nel terzo modello sono tre, perché non c'è solo cor cordis e os ossis, c'è anche mel mellis. Altri video didattici su www.attutascuola.it